Vernuga. Antica contrada di Grosio arroccata ai piedi della Ruascera ha aperto le porte alla 18ª edizione di Natività in un filò grosino, organizzata dal gruppo folcloristico La Tradizione di Grosio con i contradaioli della Vernuga. Centro e simbolo della frazione è la chiesa di San Giovanni, edificata nel 1600 dai contradaioli. Per l'occasione, ai piedi dell'altare, una splendida natività in legno che fa da accoglienza e da saluto ai visitatori. Il vociare allegro che proviene dall'osteria de Matandin fa da accoglienza ai visitatori. Fra giochi di carte, allegre risate, note di fisarmonica si apprezza subito il carattere aperto e accogliente dei contradaioli di ogni generazione. Il percorso è aperto dalla fontana, risalente al 1907 al centro della frazione. Accanto ad essa, il Bui de Matandin, si trova la Chede Pezzai, una antica abitazione. Fra le sue volte, all'ingresso, i lavoratori del luogo. Alcuni alle prese con la fusione del ferro per creare o sistemare gli attrezzi, e con loro i Picapreda, operosi artisti del granito, simbolo della frazione, che dalle dure rocce sanno ricavare preziosi manufatti che ancora si possono ammirare e si possono vivere negli edifici dell'intero paese. Rumore di legname che con fatica viene trasportato da operosità di mani esperte e di alcune più giovani, arriva da un ampio declivio. I Bureler preparano con l'aiuto dei loro asini il legname e poi si scaldano al fuoco. Il Natale che cos'è? È un sorriso di più, è abbracciare. In Della Chede Peduche ecco il primo filò, modalità di ritrovo che dà il nome a questa esperienza tipicamente grosina. È in campagna, in città, è nel gesto d'amore di chi lo accoglierà. Il Natale fa allegria, porta serenità. All'ingresso della casa alcune signore invitano all'assaggio di chatin dolci, gnocchi fritti derivati dalla tipica fiadarda grosina e offerti con marmellate fatte in casa. La costanza e la buona lena di alcune esperte consentono a tutti il prezioso assaggio. L'immancabile maniscalco è all'opera nel Canton del Ceci e questa volta si può affermare che l'operaio ha davvero giocato in casa. Dalla pazienza di un sapere antico arriva la fieta, prodotta nella latteria turnaria che fu attiva e per l'occasione brillantemente riaperta al pubblico. Sentirle qua e là, il Natale tutti noi che ci sommesse, puoi sentire il miele, le sue
operazioni per produrlo, così affascinanti. E il suo assaggio così semplice e dolce occupano l'ingresso della Chè del Preosto, edificata nel 1623 con la volontaria operosità dei contradaioli. La bella stua, al piano superiore, è luogo di ricordi. È occupata da una classe scolastica, quella della maestra Eve. Lavagne, vecchi banchi, ragazzine in costume che accudiscono un simpatico coniglio mentre apprendono le lezioni, vengono improvvisamente illuminate, forse per la prima volta nell'antica storia di questa scuola, dall'arrivo di Babbo Natale, accompagnato da un piccolo bambino, Ryan, padrino speciale di questa edizione della Natività Grosina. Primavera, era inverno.
ci siamo spostati e siamo alla Chè del Podestà, riempita di oggetti che formano e arredano la stanza della memoria. E troviamo in questa casa anche il Babbo Natale, che ha trovato posto nella frazione Vernuga con le sue lettere, dove bambini piccoli e altri più cresciuti lasciano traccia dei loro desideri. Si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è. Prova a vincerla tu. Chi puoi farci? I Tencialin della Tea preparano, sbucciano e distribuiscono a tutti i bresquer per dare energia alla prosecuzione del percorso in questo piovoso Natale del 2013. È la stalla della Chè de Buraina a ospitare la Natività Grosina. Agostino Giuseppe, Gerarda Maria e Aldo Gesù con i propri nonni accolgono e diffondono sorridenti il messaggio affascinante ascoltato dai numerosi visitatori. Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Si racconta che dopo la visita al bambino Gesù a Betlemme, nel primo giorno di cammino del viaggio di ritorno, ai tre re magi accadde una cosa meravigliosa. Dopo circa un'ora di cammino, vollero voltarsi per dare uno sguardo per l'ultima volta alla stella che li aveva guidati fino a Betlemme, fino a Gesù. E, oh meraviglia, ebbero la sorpresa di vedere uno spettacolo che mai avrebbero dimenticato. Un po' come i fuochi d'artificio, la stella era esplosa, dando origine a migliaia e migliaia di piccole stelline che si spandevano da ogni parte. Lasciata la Natività, ritroviamo le tipiche attività della gente di Vernuga. Al mulinel antico, usato da tutte le famiglie del luogo per dividere la pula dal grano buono, e accanto alla battitura del grano con il fiel, attività che avvengono nei tavier della Chè de Carlotte, dove è raffigurato anche l'affresco della Madonna dell'Aci, e che contiene un altro filò accanto al lavoro paziente di chi con maestria realizza ancora i chupé e le altre calzature di una volta. I bimbi di qua giù aspettano quei doni che regala il buon Gesù. Din don dan, din don dan, din don din don dan. Il Natale cambierà, tutti buoni renderà. Hey, din don dan, che felicità. Oggi è nato il buon Gesù tra la neve. Thank you.
l'aroma delle vinacce premute ci conduce al Torchio. Affascinante, storico, prezioso, ogni pezzo di questo manufatto racconta la storia di una frazione, delle persone che vi hanno vissuto, delle loro fatiche, del loro entusiasmo, degli incontri fatti tra di loro, della gioia di stare insieme, della loro ingegnosità. Ascoltare la spiegazione e capire il funzionamento del Torchio arricchisce ogni visitatore e lo fa uscire da quel luogo inebriato di storia e di cultura. Auguriamoci buon Natale, stringendoci le mani. Fuori nevica ma nel cuore c'è una calda atmosfera d'amor. Quando scende dal cielo la neve nel giorno di Natale, lascia che venga giù. È un Nella Che de Marulì trova posto la presenza ormai tradizionale del scarpulin, con il suo giovane aiutante sempre più esperto nel seguire le orme del maestro. La Che del Rastellin presenta un'altra stalla occupata dalle signore Mai Dome, che trascorrono le loro serate sì scambiandosi opinioni, idee, parere, chiacchiere, ma sempre attente a non abbandonare il proprio lavoro, che in questo caso tratta della lana. Accanto alla vecchia fontana risalente al 1890 troviamo un altro operaio, l'imbuscador, che con la forza e la maestria lavora i tronchi per trasformarli e renderli utili alle attività del luogo. I visitatori hanno ancora bisogno di energie e così in der Spiaz de Mezzul trovano il caldo sapore del vin brûlé e appena sopra i pastori si riscaldano dopo aver accudito il loro bestiame e attendono un sorso della preziosa bevanda. Ora tutti i figuranti sono radunati nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Grosio per vivere il momento centrale del Natale, la nascita di questo piccolo bambino che Dio manda come suo figlio nel mondo per salvarci. Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it.
I'm not afraid to die.
difficile trovare le parole finali per nominare tutti coloro che hanno prestato la loro opera per realizzare la 18ª edizione di Natività in un filogrosì. Raccogliamo tutti nella parola più classica, ma mai banale. Grazie.